Le condizioni necessarie affinché un Betta Splendens si riproduca devono simulare quelle che troverebbe in ambiente, nel suo ambiente in natura. L'habitat dei Betta Splendens è l'America meridionale e la zona del sud-est asiatico, nei fiumi. Quindi, nel periodo primaverile, nel periodo della riproduzione, ci vogliono almeno 12 ore di fotoesposizione, quindi luce per almeno 12 ore, acqua stagnante perché prediligono fiumi comunque a poco scorrimento, quindi se volete farlo nell'acquario fate in modo che il vostro filtro lavori al minimo, e una temperatura ottimale tra i 26 e 29 gradi, mantenuta costante da un termoregolatore. Qui vedete già il maschio posizionato nella zona in cui andrà a costruire il suo nido, con un'anfora per fare in modo che la femmina trovi uno spazio per nascondersi quando il maschio cercherà di invogliarla a depositare le uova. E poi ho aggiunto anche una sorta di galleggiante di sughero per permettere al maschio di costruire il suo nido di bolle dove poi andranno a schiudersi le uova. Le bande laterali sul corpo di una femmina indicano che questa è in un periodo favorevole alla riproduzione. E inoltre dovrebbe anche vedersi l'ovo positore che sporge da dietro le pinne pettorali. Durante la notte il maschio ha prodotto il suo nido di bolle e quindi è il momento di introdurre la femmina. La femmina va introdotta in un primo momento, separata dal maschio, e nel mio caso, l'ho messa in questo bicchiere di plastica in modo tale che comunque lui possa vederla. Ma non ancora incontrarsi. Questo, fa sì che lei non subisca danni all'inizio, intanto che, sviluppa le uova. Poi, dopo qualche ora, è possibile liberarla, magari verso sera, e la fecondazione dovrebbe avvenire il mattino seguente. Riconoscere la presenza delle uova è molto semplice, infatti potrete notare dentro le nidi di bolle dei puntini sul color biancastro. Tante piccole masserelle e il maschio, che sarà lui a portare avanti le cure parentali, che fa continuamente su e giù dal nido di bolle a raccogliere le uova che si staccano e che finiscono sul fondo. Per questo motivo è anche importante tenere pochi centimetri di acqua nella vaschetta, al massimo 15, anche per consentire questo movimento continuo da parte del maschio. La femmina invece va tolta subito dopo la deposizione delle uova, in quanto il maschio potrebbe anche ucciderla, perché la vede come un nemico potenziale verso i suoi piccoli. La schiusura delle uova avviene dopo circa 24-48 ore, a seconda delle condizioni più o meno favorevoli, e la prima fase, subito dopo la schiusa delle uova, viene detta fase del nuoto verticale. In questa fase gli avannotti si trovano ancora attaccati alle uova, ma in posizione penzolante, e si nutrono ancora di quello che contiene il sacco vitellino. E anche qui il maschio, il papà, continuerà a fargli dietro, nell'eventualità che qualcuno si stacchi, andando a raccoglierlo e rimetterlo nel. Dopo 5 giorni invece si passa alla fase del nuoto orizzontale. In questa fase gli avannotti sono ormai liberamente natanti e non hanno più bisogno delle cure del padre. Che
che infatti comincia a vederli come nemici, non più come sua prole, e perciò va anche lui tolto dalla vaschetta. Ed è da questo momento in cui bisogna intervenire noi con la nostra alimentazione di anguillole d'aceto, fino a un mese, fino al loro un mese di vita, quando avranno le dimensioni sufficienti per nutrirsi del normale cibo per Betta Splendens. Grazie per aver seguito questo tutorial, e se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Ciao!